Questo sogno nasce, dicevo, in Assisi ancora, e ancora prima che il Pontefice scrivesse questa enciclica Fratelli Tutti, nasce però come un desiderio di entrare dentro sempre di più alle problematiche, alle tematiche di attualità, quelle che la gente vive sulla pelle, che creano problemi, entrare dentro con uno spirito che è questo del dialogo, dell'incontro, della condivisione, per cercare insieme di costruire il futuro. Appunto, poi il Papa ha scritto la Fratelli Tutti, che secondo me è la visione verso la quale dobbiamo tendere tutti. Costituiremo questa fondazione e poi cominceremo. Compone diversi soggetti, anche vaticani, che già si occupano di temi che sono legati poi a questi grandi ambiti che toccano la vita dell'uomo. Ma però si apre, ecco, nasce lì, ma si apre sul mondo, quindi anche intendiamo coinvolgere anche soggetti che sono esterni chiaramente al Vaticano, quindi della società civile, sia dal mondo delle imprese ma anche delle istituzioni, coinvolgerli per insieme anche progettare alcuni dei percorsi che vorremmo mettere in campo, che si rivolgono, soprattutto quelli educativi, si rivolgono a tutte le fasce poi della popolazione, dai giovani, gli universitari, insomma, sicuramente il mondo, ecco, che verrà in qualche modo, ma che è già il presente, ma anche a quelli che adesso hanno ruoli di responsabilità, sia nel mondo dell'impresa che in quello dell'amministrazione, pubblica, della politica, perché, ecco, pensiamo che soltanto mettendosi insieme, appunto, guardando anche da angolature diverse la stessa tematica, la stessa problematica, mettendosi insieme, guardando da diversi punti di vista, ecco, possa anche fiorire, possa emergere una possibile soluzione, una direzione nella quale camminare, appunto, con una visione, non semplicemente trasportati da una corrente che magari ci porta lontano dall'uomo e dall'amore fraterno. Questo è l'altro. Si parla sempre, ad esempio, dei giovani che sono, ma in realtà loro portano, sono dei veri e propri custodi, direi quasi, di una novità e di potenzialità che, ad esempio, io non mi ritrovo assolutamente, e che hanno bisogno probabilmente solo di metterle insieme a quelle anche di generazioni precedenti, anche o di altri che guardano diversamente il mondo, metterle insieme perché possano fiorire questi semi di speranza, di modalità nuove, anche se vogliamo, di fare politica, che forse un pochino è stanca la politica, ecco, o è un po' soffocata dai problemi che ci sono, reali, e che bisogna affrontare, se no non ci caviamo i piedi. Però ecco, insieme a questa fatica occorre anche un pochino gettare un pochino il cuore anche oltre, almeno pensare, va bene, affrontiamo le cose, le problemi, ma poi dopo, perché se non guardiamo oltre, non ci aiutiamo vicendevolmente anche a immaginare un futuro, o comunque una società che desideriamo vedere, nella quale anche desideriamo vivere, non soltanto vedere che gli altri la vivono o che la vivranno. Se non facciamo questo, la politica in particolare perde un pochino del suo